Benvenuti in un nuovo video. Sì, però non è giusto perché in questo video già vedete uno spoiler là dietro, ma non guardate là dietro. Allora, oggi sono qui per farvi, se mi stavo affogando, per farvi un mini video haul. Cioè, mini perché in sostanza le cose sono poche, però una cosa vale più di tutte le altre. E va bene, però sì, iniziamo proprio dal pezzo forte. Allora, erano mesi, da 3-4 mesi che io stavo avendo problemi con il telefonino. Raga, io non ce la facevo più, infatti vi faccio vedere. Ogni giorno era la stessa cosa, la stessa storia. Backup, backup, backup. Non avevo più spazio di archiviazione. Vero, potevo pagarmi... Cioè, praticamente una cosa che si paga 1 euro, 2 euro in più per iCloud, per avere più memoria, proprio per salvataggio, queste cose qua, raga, per la proprio tatà. Però era arrivato a un punto che non riuscivo più a scaricare applicazioni. Era arrivato a un punto che io YouTube, ho dovuto eliminare l'app di YouTube perché mi occupava 6 giga. Da quando ho liberato un po' l'app di YouTube, il mio telefono iniziava a respirare. Però più eliminavo, più si bloccava. Cioè, raga, un macello. Dovevo stare ogni volta a spegnere il telefono e riaccenderlo. Raga, stress. Facevo le storie, a volte mi scocciavo anche di farmi una domanda. Volevo fare anche farmi una domanda, ma non riuscivo a rispondervi, proprio a parlare, perché si bloccava Instagram e non mi faceva entrare più. Quando mia sorella mi doveva dire delle cose importanti, pure che non stavo a casa, su WhatsApp si bloccava WhatsApp, non mi faceva più proprio entrare su WhatsApp. Ho detto no, raga, basta, basta. Gironzolavo un po' tra Euronix, tra l'R Store, e alla fine oggi, che è 27 febbraio, ho acquistato un nuovo iPhone. Cioè, raga, per me è una delle soddisfazioni più grandi. Io ho sempre comprato un po' tutto, tutte le cose che sono di elettronica, tutti i miei telefonini, anche quando ero più piccola, tipo l'iPhone 6, questo, l'iPhone 8 Plus, che ha un anno di vita, però lo darò a mia sorella, che sicuramente lo farà vivere meglio. Ho comprato sempre tutto con i miei soldi, quindi comprare proprio un iPhone... Così, non lo so, di un valore, perché di solito li prendevo sempre che stavano, non dovevano superare i 500 euro, massimo proprio 600 euro, non dovevano superare questo prezzo. E ritrovarmi oggi a comunque affrontare una grande spesa, mi sono sentita realizzata, perché raga, quando le cose ve le fate con le mani vostre, che non vi aiuta nessuno, penso che questa sia una delle cose più belle, vi aiuta anche a crescere. Può sembrare una stupidaggine, ma invece no. Quindi per me, cioè, posso dirvi che questo telefono mi ha giusurato. Quindi è ancora più bello quando si acquistano delle cose e si è anche più responsabile, anche avere quel senso di responsabilità. E niente, ragazzi, anche andare comunque senza un genitore a comprare un telefono, perché sì, prima andavo con i miei genitori, i miei soldi erano sempre in mia mano, perché i miei non potevano comunque permetterselo, perché ero proprio io, dicevo no, è una cosa mia già da piccola, quando si crescono già con varie cose ci sta. E perciò questo è anche per prevenire tutte le critiche: è viziato di sto cacchio, si è fatto comprare, hai fatto spendere 1000 euro ai tuoi genitori. No, ragazzi, io so che non mi devo giustificare con nessuno, però ci tengo ad essere limpida, sincera e schietta. Comunque, banda alle ciance, io vi ho fatto anche il video, quindi tra poco lo vedrete. Stamattina ho acquistato l'iPhone. Didi! Ho acquistato l'iPhone XR da 128 GB. Io volevo prendere da 256, sì, però non c'era, è andato a controllare, ragazzi, ha fatto no, non c'è, non è disponibile in nessun colore e non si poteva ordinare. E così, ok. Io l'app l'ho detto, bene. E adesso, come ha detto, c'è il 128, che comunque io avevo prima un 68, ci aiuta comunque un telefono che ha una buona capacità. Poi ha detto, mal che va, se riscontri dei problemi più là, ti paghi l'archiviazione del cloud di 1 euro al mese, e vabbè, ci sta, non mi pesa neanche. E ti va bene. Comunque alla fine ho detto sì, dai, sicuramente sto sicuramente meglio rispetto a questo qui da 68, che non riuscivo a fare più niente, non avevo più nessuna applicazione, e quindi l'ho preso.
voi lo starete già vedendo. Eccolo qui, l'ho preso bianco da 128, ho fatto anche ovviamente la garanzia per 2 anni, vi consiglio sempre di farla perché praticamente se fate la garanzia vi si rompe lo specchio, cioè lo schermo, pagate 30 euro invece di 200. Se proprio si rompe Corner Air, si rompe proprio il telefono, con 100 euro ve lo ridanno nuovo, la garanzia vale 2 anni, al secondo anno è la stessa cosa, ma non so se è una politica solo di R-Store, ma... Non penso, penso un po' anche in generale. Comunque, ragazzi, sinceramente io in totale ho pagato tutto, compreso di garanzia 958 euro. E quindi niente, cioè, ragazzi, siamo vicini ai 1000 euro. Però è stata una bella soddisfazione. Bella, bella, bella. E poi anche il telefono è molto bello. È un po' più piccolo rispetto all'8 Plus, però vabbè, ci accontentiamo. Infatti domani poi andrò a prendere la pellicola, non lo potrò neanche usare stasera perché praticamente devo fare, non riesco a fare il backup da questo, quindi devo eliminare un po' le stupidaggini. Sto da 2 giorni eliminando solo tipo screen, queste cose così, oh, che prima mi serviva, ho detto vabbè, eliminiamo, poi si vede. Le doppie foto, le foto così, sto eliminando un po' di tutto, poi vabbè, alcune cose le passerò a mia sorella e poi a me io devo cambiarmi il telefono, non posso stare con questo quando poi c'ho il nuovo. Vabbè, quindi ci tenevo a dire questa cosa, quindi questo è stato uno degli acquisti per me più importanti, però ho fatto, oltre a spendere tanti soldi per questo telefono, ho fatto anche dei mega affaroni che adesso posso utilizzare anche se qualcosa già. Non diciamolo in giro, sono stata da Zuiki. Sì, da Zuiki ho preso. Aspettate perché all'interno ho altre buste. Allora, no, perché io ho lasciato anche i cartellini. Ok, allora ho preso questo giubbino qui. Ragazzi, andateci da Zuiki perché c'è ancora. Non so come il nome specifico perché io non me ne intendo di moda, ma posso dirvi che io lo chiamo montone. Casaccio, ma non lo è, però vabbè. Comunque questo giubbino con all'interno la pecora. Io ho sempre desiderato un giubbino così, però sinceramente, visto il prezzo, sembra detto, ma anche no. Comunque, stava color jeans, color nero e color beige. Io l'ho preso beige e capo non è proprio beige, è color cammello, ma è bellissimo, super morbido. Ho preso una taglia S perché la veste comunque bello grande. Lo mettiamo qui, oh. Vabbè, voi già lo starete vedendo indosso perché fortunatamente ho fatto già tutte le foto perché mettendolo. Ho preso una, ah, qua dice proprio beige. Ho preso una S, prezzava 39,99 euro. E io l'ho pagato 9,99 euro. Quando ho visto vicino a questo giubbino il cartellino rosso 9,99 euro, ho fatto: tu vieni a casa con me. Cioè, quest'anno è stato l'anno proprio dei giubbini. Io ho comprato solo giubbini, ma vabbè. Poi, sempre da Zuiki, cioè, raga, questo è stato un affarone. Mi serviva un top, infatti ero andata anche da Globo, da Cisalfa, perché mi serviva proprio un top. Perché non so se vi ricordate, nel vecchio video haul di Zalando, ho preso una maglietta color lilla, tipo orchidea. Praticamente, raga, qui è tutta scollata, io avevo posato tutti, intelligente, perché ovviamente ho detto vado in fase di massa, non mi posso permettere di andare in palestra con i leggings e il topino. No. Anche se, però, no, mi dà proprio fastidio a me. E quindi l'avevo posato e ho detto, vabbè, magari arriva l'estate se ne parla. E girando un po', ha fatto mia sorella, ha fatto Giulia, guarda cosa ho trovato. E ho detto, no, vabbè, adoro, non mi entrerà mai. Invece mi è entrato, vi lascio la foto. Ed sto parlando di questo toppino un po' lucido, però opaco. Questo, non mi ricordo il materiale. Tipo questo effetto lucido, ok? Tipo semibrillantinato. Cioè, raga, è spettacolare addosso. Voi già lo starete vedendo. Non so quante volte ho detto lo starete vedendo. E l'ho pagato, prezzava 19,99 euro. Che, raga, chi ce li spende 20 euro per un toppino di Zuiki? Non lo so. C'era anche rosso e tipo color petrolio. Cioè, raga, io l'ho pagato 2,99 euro. 2,99 euro. Sotto stava addirittura 5 euro, ma raga, 2,99 euro è l'affarone proprio.
Ma quanto costava a prezzo pieno? Ah! No! Cioè, raga, guardate a prezzo pieno quanto, ecco, dicevo io, 20 euro è troppo assai. A prezzo pieno era 12,99, ma l'hanno messo euro 19,99, poi 2,99. Bastardetti, ma io l'ho pagato sempre 2,99 euro. Mi dispiace. Poi. Ho preso sempre da Zuiki. Raga, comunque se andate da Zuiki chiedete di farvi, ve lo dicono anche loro, però fatevi la tessera. Stesso sul telefonino, comodissimo. Poi per i punti ho preso, finalmente adesso posso utilizzarli per 3,99 euro, super conveniente. Questi orecchini qui, oh, che c'è la pallina, c'è tipo il brillantino, il cuoricino, questa specie di forma. E poi vari cerchi che c'è, due sono quasi uguali, solo che questo è quadrato a cerchio, questo è un po' più rotondo e questo è tipo intrecciato. Io adoro i cerchi. Comunque li ho presi perché anche mia sorella li utilizza. Fatto, vabbè, mi trovo, li prendo io e poi ce li mettiamo. Vabbè, qui dietro non ci fate caso. Sono andata da H&M. Allora, io sono fatta così, io. Io vedo le cose, poi non le prendo, però me le corteggio, ci penso la notte, rivado e poi me le prendo. Forse penso in mente a me, vabbè, forse abbasso i prezzi. Nella mia testa. Ho preso questa camicia che io adesso è stropicciata, finalmente adesso la posso incominciare ad usare. Quest'anno io ho preso una fissa per le camicie. In ogni negozio che vado, vado nel reparto camicie. In ogni negozio che vado, vendo una camicia, io entro. Non lo so perché. Comunque, ragazzi, io mi sono innamorata. Questa camicia fa un fisico delle spalle che è come me patita, può capire. Comunque, questo colore qui è a strisce bianca e rosa cipria. No, raga, tipo Victoria's Secret. Sulla manica c'ha questo bottoncino chiaro, il colletto. Non è proprio corta, ma non è neanche lunga, è giusta come misura. Dentro un bel pantalone cammello, oppure dentro un pantalone nero a vita alta di jeans. La fine del mondo. La fine del mondo. Eccola qui, voi la starete vedendo indosso. Ho preso una 34 che sarebbe una 38 italiana e l'ho pagata 14,99 euro. Allora, raga, è strano pure che mettiamo qui. È strano pure che ci ho speso 15 euro. Dicevo, vabbè, 15 euro non è niente, cioè per una camicia. Però i soldi sembrano. Raga, mi ha rapito il cuore. Quando qualcosa mi rapisce il cuore, deve essere mio. Poi sono stata da Globo. Finalmente posso utilizzarla. Ho preso una canotta che, a parte che è bellissima, cioè proprio il materiale è fatto da Dio. È questo color fluo, fucsia fluo, mi vedrò solo io in palestra, spostatevi tutti, levatevi. Oggi sto un po' così, oh. Allora, è fatta così, è una semplice canotta che raga non ve la faccio vedere indossata. Sincera perché di questo non ho le foto. Ma vabbè, non ci fate caso. Allora, dietro attivo questa retina, però raga è una semplice canotta, non è niente di che, fluo. Ma io sono rimasta un po' scioccata. Il marchio è Only Play. Ho preso una M, fortunatamente, perché comunque calzano, vestono un po' aderenti, scusatemi. Allora, costava a prezzo pieno 16,99 euro. Chi se la compra a 16,99? Io no. Poi 11,89, ok. E io ovviamente l'ho pagata 8,49 euro. Infatti io questa voglia alla ricerca, oddio, fammi vedere se c'è nera, grigia, le prendo. No, niente. A quanto costava prima? Boh, c'è tutto prezzo. Va bene, comunque 8,49 euro ci può stare. Poi, ultimo prodottino, ho preso lo scontrino non c'è, comunque raga non ricordo a quanto. Ho preso una tinta da sì, da Sephora. Una tinta da Kiko. Io non ho mai preso tinte di Kiko, numero 103, ma mi serviva un colore nude perché io ho quella lì un po' per tutti i giorni di Wygon che mi stava finendo.
cioè che mi è finita praticamente, e quindi volevo un colore in un colore nude. Wygon ultimamente con le tinte ha cambiato, hanno cambiato formulazione e non mi piacciono più. Infatti questa, vabbè, si è durata, è sempre di Wygon, però raga, per uscire io non ci esco tipo la sera, questa la uso più nel quotidiano, queste cose così. E comunque l'ho presa ed è questo bellissimo nude. È il colore che piace a me, che questa è opaca e poi la potete rendere anche lucida. Vi farò sapere cosa ne penso, ma che va, quando la indosserò e sto facendo il video vi faccio vedere. Io già stavo chiudendo il video quando poi qui sopra ho le cose in vista che ho preso anche oggi. Allora, sono stata da Charro, che è una profumeria, penso che è un po' un franchising. Ho preso questa qui, che l'ho pagata 3 euro, cioè sinceramente io più che altro per il mascara l'ho preso, non per le spugnette, però se sono buone ben venga, fatto terno. Ho pagato 3 euro ed è un mascara di Rimmel, che vabbè, volumizzante, curvante e tutto. Eccolo qui, sinceramente mi serviva e l'ho presa. Qua dentro sta scritto campione gratuito non destinato alla vendita, cioè le spugnette, ma vabbè. Poi ne ho approfittato, c'era una cesta, un cestino con tutte le salviettine per bambini, per le mani, e ho trovato giusto le uniche due, le ultime due, che sono le salviettine struccanti. Io le ho prese, no, per struccarmi, perché mi piace tenerle al bagno, che ho così un'imperfezione tipo, oppure non so, mi sono sporcata, mi devo togliere i residui di trucco, comodissime. E sono queste salviettine struccanti con acqua micellare della Seta Blu, le ho pagate 1 euro e ho preso 2 confezioni. E quindi niente raga, questo è stato tutto il mio shopping, diciamo, sfrenato. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e ovviamente poi acceso e tutto ve lo farò vedere nei vlog. Raga, io non vedo l'ora perché così riesco a fare anche dei vlog, a portarvi di più insieme a me. Adoro. E quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!